Che notte buia che c'è, povero me. Come vi avevo promesso, eccomi sul mio yacht. Ora non chiedetemi subito i metri, quello poi lo appureremo. E sono qui in mezzo al mare, in mezzo quasi al nulla, a farmi così cullare da questa leggera brezza marina, da questo sciabordio di onde che arrivano, perché giustamente la vita del VIP è fatta di rilassamento e di questi piccoli o grandi piaceri. Mare, quella che è alle mie spalle è un isolotto e si chiama Isola d'Arno. Già qui vi fa capire che proprio al mare non sono. Dove sono? Perché ho con me un capitano di ventura, un capitano di vascello, che è Samuele, e io sono arrivato con Fabio Luca Gini Show all'Oasi di Bandella. Ciao Samuele. Ciao. Ciao. Allora, ho detto bene? Isola d'Arno. Sì, Isola d'Arno è uno dei nostri ambienti, aree umide interessanti. È carino venire a fare un giro con noi in barca, perché per esempio in questo punto qua, in questo isolotto, si può vedere proprio la successione, cioè le tipologie di vegetazioni che ci sono in un'area umida. Allora, senti Samuele, prima di tutto, poi andiamo a dare maggiori indicazioni, diamo una collocazione all'Oasi di Bandella, per chi non ci fosse mai venuto, uno dei tanti ero io, la prima volta, dove si trova proprio geograficamente le coordinate per arrivare all'Oasi di Bandella? Sì, la riserva naturale si trova tra quattro comuni, Terranova, Montevarchi, Pergine e Laterina. In particolare, per arrivarci e per venire anche a fare una visita in barca, bisogna passare da una frazione del comune di Terranova Bracciolini che si chiama Monticello. La strada più semplice per arrivare è arrivare appunto al ponte della diga di Levane e da lì in pochi minuti seguire le indicazioni. Questa è la cosiddetta Valle dell'Inferno. Oggi il cielo è un po' perturbato e sembra veramente di essere, è giusto il nome oggi, perché c'è una leggera nebbiolina che così galleggia sopra l'Arno. Comunque ho visto prima, Francesco era girato, quindi non ha potuto vedere, un pesce saltare. Quindi come valle, da un punto di vista, come zona proprio, da un punto di vista della fauna, è una zona ben attiva. Sì, è una zona molto ricca di biodiversità, cioè di tante specie diverse di animali. Qui ora stiamo proprio entrando in questo momento con la barca nella Valle dell'Inferno. Il nome è molto curioso, rievoca antichi fasti e scritture. In questo caso si chiama così perché qui in pratica una volta, per alcuni secoli, tutto l'Arno era navigabile, quindi anche questo tratto. Dalle foreste casentinesi venivano, c'erano delle persone chiamate che facevano un mestiere, i foderatori, e quindi trasportavano legname, e proprio qui in questi pochi chilometri d'Arno c'erano delle rapidi, il fondo era roccioso, quindi era molto pericolosa la navigazione, era il tratto in assoluto più pericoloso per la navigazione, e per questo il nome Valle dell'Inferno. Lo si capisce anche da un'altra cosa, guardando le due sponde abbiamo sempre versanti boscati e rocciosi che scendono a picco sull'Arno, cosa che, detto anche dai nostri colleghi in altre aree protette fluviali italiane, è uno sicuramente dei paesaggi più fluviali più interessanti d'Italia. Senti, dopo diremo anche come fare per prenotare un'escursione o altro, però quando chi viene, cosa, a parte quello che stiamo vedendo ora noi, però immagino possa andare dalle giornate, vedere un animale piuttosto che un altro, un pesce saltare piuttosto che un aerone volare nel cielo, cosa si può vedere? Sì, a parte la bellezza appunto paesaggistica, gli animali. In ogni stagione vediamo certi tipi di specie, in particolar modo di uccelli legati agli ambienti acquatici. In questa stagione qua, garantito sempre, tutte le volte che si viene qui, anche stamattina ero con una gita di ragazzi delle scuole superiori, si vedono alcune specie. In questa stagione qua, quindi fine primavera estate, si vede alcuni tipi di airone, la nitticora, l'airone cenerino, la garzetta, poi si vede lo svasso maggiore,
e poi il re, il protagonista comunque dell'Arno, che è il Martin Pescatore, è un piccolo uccellino di colore arancione e azzurro con una tonalità di colori veramente molto belli, che si vede sfrecciare a filo d'acqua. A un certo punto si innalza e va, si tuffa, va giù in apnea a pescare. E tra l'altro è anche il nome del nostro gruppo di persone. Noi ci chiamiamo Alcedo. Alcedo è il nome latino del Martin Pescatore. Senti, Samuele, gli Aironi ci sono sempre stati o sono tornati ultimamente? Gli Aironi sono tornati come conseguenza di una politica di tutela delle aree umide in Italia e anche nel resto dei paesi del Mediterraneo e d'Europa. Quindi in virtù di un riferimento normativo a un certo punto l'Italia ha smesso di bonificare la terra per restituire l'agricoltura e è stato deciso quindi di mantenere o implementare quelle aree umide presenti. Questi uccelli che migrano e vengono dall'Africa subsahariana sono semplicemente ritornati perché, diciamo così, nei millenni di storia toscana sono sempre esistiti. Si sono, tra virgolette, estinti nell'ultimo secolo e mezzo e ora da 20-30 anni sono ritornati, proprio perché hanno ritrovato il loro luogo adatto. Così sono gli animali, questa è la loro casa. Noi nel frattempo abbiamo proseguito, perché quella che io volevo simulare la vita da VIP come una vita bella, ecco, mi sta diventando molto più bella questa in questo momento che non essere al mare veramente su un 35 metri. Abbiamo proseguito e siamo in quello che prima abbiamo soprannominato il Ponte della Discordia, perché fra Ponte Aburiano e Laterina si stanno contendendo questo ponte, quale ponte raffigurato nella Gioconda di Leonardo, e noi ci stiamo passando proprio sotto, stiamo attraversando la storia in questo momento. Eh sì, questo è uno dei punti storici dell'Arno e d'Italia. C'era un precedente ponte etrusco, poi i fondamenta di questo ponte sono di origine romana, la parte superiore è romanica, quindi ecco, questo giro in barca ci permette di capire e comprendere anche la storia del fiume, certo, oltre che apprezzarne gli aspetti. Anche perché immagino che tu, soprattutto quando hai la barca piena, al di là che siano scolaresche o famiglie, racconti proprio come stai facendo con me, sì, quello che abbiamo intorno.